Giusy Versace, vicepresidente della commissione del Senato che si occupa anche di sport. Oggi la presentazione qui a Palazzo Madama di questa iniziativa, Lo sport di tutti, che si terrà il 15, 16, 17 settembre a San Donato di Lecce. Allora, un'iniziativa come tante, ma questa ha qualcosa di speciale, i numeri, insomma, questa è la sua quinta edizione, vede più di 80 associazioni coinvolte, oltre 20.000 visitatori già accreditati e più di 1.000 atleti coinvolti. La cosa che ovviamente entusiasma e trova in me un'alleata è la necessità anche di promuovere l'inclusione attraverso lo sport, quindi sarà una 3 giorni di sport davvero per tutti che vede insieme atleti cosiddetti normodotati, atleti con disabilità, ma soprattutto tanti ragazzi che si possono approcciare e provare tante nuove discipline. Tutto questo voluto fortemente dall'assessore allo sport e al welfare del comune di San Donato di Lecce, Riccardo Pellegrino. Grazie. Sì, saranno 3 giorni veramente pieni di esibizioni sportive e soprattutto di esibizioni inclusive, perché iniziamo anche lo slogan coniato quest'anno è lo sport di tutti, nessuna differenza, solo sport e inclusione. Quindi al centro di tutto ci saranno ta le tante esibizioni sportive, i tanti atleti, ognuno con le loro diverse abilità, ognuno con quelli che sono i punti di forza di ogni atleta. E quindi questo, diciamo, sarà al centro di tutto, soprattutto anche il fatto che questo evento si tiene in un piccolo comune, ma la presenza, come dicevi tu poc'anzi, Giussi, di tante associazioni e di tanti atleti, farà sicuramente contribuirà a realizzare una grande festa dell'inclusione, in cui ognuno potrà dare, diciamo, il meglio di se stesso, in cui tutte le associazioni saranno protagoniste, dalle più piccole, come ho detto prima, ai grandi campioni paralimpici. Esempi belli da replicare, da seguire e da supportare, quindi insomma i suoi canali social sono Trasporti di lo tutti. sport di tutti.